rappresentano le principali patologie a carico del cavo orale dei nostri bambini. Quella che noi però spesso chiamiamo carie altro non è che il segno clinico della patologia, cioè una lesione cavitaria sui tessuti dentali. In realtà la carie è qualcosa di assai più complesso, infatti per carie in realtà si intende una patologia di tipo infettivo. Una prima domanda da farci è se i nostri bambini in Italia sono ancora affetti da questa patologia. Come vediamo dai dati, che non sono ormai recentissimi ma gli unici sull'intera popolazione italiana, a 4 anni il 20% dei bambini è malato, a 12 anni ahimè questa percentuale sale fino a superare il 40%. Questo per dire che ancora oggi la carie è presente ed è presente soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, quelle in cui la prevenzione forse è meno realizzata. La carie, come vi dicevo, quindi è una patologia multifattoriale in cui la componente batterica è essenziale ai fini dello sviluppo della patologia e quindi una malattia infettiva. Non è la placca batterica che di per sé è patogena, ma alcuni batteri specifici in essa contenuta che noi definiamo come batteri cariogeni. Quando questi aumentano numericamente, il soggetto è infetto e può sviluppare la lesione di tipo cavitario. Perché questi batteri quindi diventano lesivi? Perché grazie alla dieta ricca in carboidrati fermentabili vengono prodotti degli acidi deboli, primo fra tutto l'acido lattico, che comincia a far perdere la componente minerale dei tessuti duri fino a sgretolarla e quindi a formare la lesione di tipo cavitario. Situazioni come questa, quindi di carie destruenti già in età molto precoce, in dentatura quindi decidua, sono ancora dei reperti relativamente frequenti. Queste carie sono fondamentalmente correlate con un errore di tipo alimentare. Naturalmente questi denti vanno curati, perché un bambino che a 5 anni, vedete, sta appena rompendo il primo molare permanente, ha una situazione di questo tipo dove alcuni di questi elementi andrebbero cambiati nel giro di pochi mesi, ma altri devono rimanere nel cavo orale, almeno in linea teorica, ancora per tanti anni, possono dare origine ad ascessi, a fistole, quindi a dolore al bambino, a limitazioni funzionali nel poter parlare e alimentarsi correttamente e quindi incidere fortemente sulla salute del soggetto. Cosa possiamo fare? Cosa dobbiamo fare su questi bambini? Non si può agire su un unico fronte, ma su più fronti. Primo fra tutti l'educazione di tipo alimentare. Gli zuccheri semplici sono quelli che, come dicevo, vengono utilizzati dai batteri cariogeni. Non hanno tutti la stessa capacità di essere metabolizzati dai batteri. Ve ne sono alcuni come il saccarosio che sono facilmente fermentabili e che quindi producono gran quantità di acido, altri meno. Bisogna ricordarsi che anche il fruttosio e il lattosio, quindi contenuti in frutta e latte, alimenti tipici della prima infanzia, contengono quindi, hanno capacità cariogene. L'importante è utilizzarle nella maniera corretta, riducendo il numero di volte in cui vengono introdotti in bocca e riuscendo a eliminarli correttamente con una buona igiene orale dopo la loro assunzione. Cosa succede ogni volta che noi portiamo dello zucchero in bocca? Succede che i batteri cariogeni cominciano a produrre acidi e quindi fanno scendere il pH della superficie dentale da un valore che è prossimo alla neutralità, cioè al 7, a un valore che sotto questa soglia di rischio, che è di circa 5, un valore di pH di circa 5,5, che è quello sotto il quale i tessuti duri cominciano a perdere sali minerali e quindi si dà la partenza al processo che porta poi alla lesione cavitaria. Più volte noi introduciamo zuccheri, più volte il pH scende sotto la soglia di rischio e maggiore quindi sarà l'area sotto questo valore di pH di riferimento, maggiore il rischio quindi di incorrere in una lesione cavitaria. Per cui è importante capire che non è solo la quantità di zuccheri assunta, quanto la frequenza di assunzione che poi va a minare questo equilibrio tra periodo in cui il dente sta in un pH consono con la mineralizzazione rispetto a quello che è invece tipico della demineralizzazione, quindi della perdita di sali minerali. Il tempo quindi è un fattore fondamentale.
Oltre a istruire quindi i nostri pazienti e fargli capire quindi gli errori che fanno di tipo dietetico, è fondamentale anche istruire delle corrette norme di igiene orale. L'igiene domiciliare rappresenta senz'altro un punto di riferimento per una buona salute sia dentale che gengivale. Non solo è compito dell'odontoiatra, in particolare dell'odontoiatra pediatrico, ma anche del pediatra suggerire delle corrette abitudini igieniche. Importantissima è la scelta dello spazzolino e la metodica con cui questo viene utilizzato. Lo spazzolino deve essere abbastanza piccolo, consono con il cavolare del bambino, e la metodica utilizzata deve essere efficace. Molte sono le metodiche consigliabili, ma nel bambino piccolo fondamentalmente sono due. Una tecnica rotatoria, in cui lo spazzolino venga fatto passare sia sui tessuti molli, quindi sulla gengiva, che sul dente, in modo da staccare proprio meccanicamente la patina batterica che è adesa alle superfici, oppure una tecnica invece cosiddetta a rullo, quindi una tecnica che partendo dalla gengiva arrivi alla superficie dentale secondo con un movimento proprio del polso. La cosa importante, oltre alla tecnica corretta, è il tempo di spazzolamento. 2-3 minuti sono considerati un tempo ideale per poter pulire correttamente tutte le superfici. La frequenza di spazzolamento deve essere almeno di 2 volte al giorno. Una utile indicazione da dare ai nostri pazienti, soprattutto quando le capacità manuali non siano ancora perfettamente sviluppate, sono quelle di usare uno spazzolino elettrico. È interessante notare che uno spazzolino venduto per bambini spesso ha una testina che è molto più grande di quella di uno spazzolino elettrico, e come tale quindi lo spazzolino elettrico, oltre a fare già un movimento corretto, ha anche una dimensione della testina che facilita al bambino a raggiungere anche zone più inaccessibili del cavo orale. Lo spazzolino elettrico è stato oggetto di studio di revisioni sistematiche della letteratura, che hanno verificato che quelli con un movimento di tipo rotante e oscillante sono più efficaci dello spazzolino manuale nella rimozione della placca. Quando i denti permanenti sono erotti e i punti di contatto tra denti presenti, va introdotto l'uso del filo interdentale. Anch'esso deve essere, la sua corretto utilizzo deve essere acquisito da parte del bambino dietro un apposito insegnamento. Oltre quindi ad educare sotto il profilo alimentare e igienico il paziente, è importante naturalmente utilizzare dei mezzi preventivi. Primo fra tutto il fluoro. Il fluoro rappresenta ancora oggi il cardine della prevenzione della carie. La fluoroprofilassi, che è un concetto diciamo ampio che include qualunque somministrazione di fluoro utilizzata in maniera corretta per prevenire la carie, rappresenta ancora oggi il cardine di riferimento nella prevenzione della patologia. Il principale attore della prevenzione della carie è il dentifricio, perché in maniera più o meno inconsapevole tutti noi utilizziamo un dentifricio fluorato più volte al giorno, portando quindi nel cavo orale piccole quantità ma ripetute di fluoro, cosa assai utile per favorire quei processi di assunzione di sali minerali e di fluoro che consentono ai tessuti duri di mantenersi in salute. I dentifrici fluorati sono venduti fondamentalmente come dentifrici per adulti, dentifrici per bambini o da pochi anni anche come dentifrici per ragazzi in un'età compresa diciamo tra i 6 e i 12 anni. Qual è la differenza? Sta nella concentrazione di fluoro in esso contenuti. I dentifrici per bambini mediamente contengono 500 parti per milione di fluoro. Ahimè, questa concentrazione ad oggi non è stata dimostrata come sufficiente a garantire un buon effetto carioprotettivo, ma lo è con una concentrazione di almeno 1000 ppm, che normalmente è contenuto in un dentifricio per adulti o anche in un dentifricio per ragazzi. La cosa importante è che la quantità di dentifricio utilizzato sia corretta. Nei bambini più piccoli, e più piccoli intendo quando ancora il riflesso della deglutizione è assente, la quantità consigliata è quella di un chicco di riso,
In età un po' più grande invece di un pisello, dando per scontato che se anche questa intera quantità verrà deglutita, la quantità di fluoro assunta dal soggetto sarà comunque non sufficiente a far sviluppare lo spauracchio, che è la, diciamo, la rovescio della medaglia, che è quella dell'ingestione eccessiva di fluoro che può portare a una patologia nota col nome di fluorosi. Tutte le indicazioni sull'uso dei composti fluorati sono presenti nelle linee guida che il Ministero Salute ha voluto promuovere e che sono gratuitamente scaricabili dal sito di Ministero, in cui le indicazioni e la posologia del fluoro sono correttamente indicati. Bisogna ricordarsi che comunque il dentifricio rappresenta la base della prevenzione, ma in tutti i bambini che sono particolarmente a rischio, che hanno già avuto delle lesioni cariose o nei bambini portatori di disabilità, andrà effettuata anche una prevenzione aggiuntiva col fluoro. Naturalmente denti di questo tipo dovranno essere trattati da un odontoiatra pediatrico che saprà come affrontare questo tipo di lesioni. E come norma preventiva fondamentale, quando i primi molari definitivi intorno ai 5-6 anni romperanno nel cavo orale di bambini di questo tipo, ma anche in bambini sani, dovranno essere sigillati i primi molari permanenti. La sigillatura è una metodica preventiva molto semplice ma estremamente efficace, che consiste nel proteggere le zone di questi molari appena erotti che hanno più probabilità di cariarsi, ovvero le zone dei socchi. Queste verranno perfettamente deterse in questo modo e, una volta preparate, verranno chiuse con una resina protettiva contenente anche fluoro, che impedirà ai residui alimentari e ai batteri di potersi annidare all'interno dei solchi e non poter essere rimosse, perché se noi andiamo a vedere la dimensione di un solco occlusale rispetto alle dimensioni delle setole di un qualunque spazzolino, vedremo che sono zone assolutamente irraggiungibili dalle metodiche comuni di igiene orale. Pertanto, il poter chiudere queste zone è sicuramente garanzia di salvaguardia almeno di quella porzione che ha più probabilità a quest'età di cariarsi. Ricordiamoci inoltre che i primi molari rompono quando il bambino ha ancora una bocca molto piccola e in una posizione piuttosto arretrata del cavo orale. Questo è un dente, appunto, in cui tutto il sistema dei solchi è stato correttamente chiuso. Pertanto, prevenire le patologie del cavo orale nei bambini è qualcosa di relativamente semplice se vengono applicate delle norme e delle abitudini corrette, che vanno tuttavia insegnate. L'odontoiatra pediatrico è senz'altro un sanitario che dovrebbe avere questo come obiettivo, ma ricordiamoci che spesso i bambini arrivano dall'odontoiatra pediatrico tardivamente, mentre frequentano assai precocemente il pediatra, che è il medico di fiducia dei familiari, della famiglia in toto, e che dovrebbe saper dare quindi delle corrette indicazioni e soltanto inviare all'odontoiatra quella piccola porzione di pazienti che è più a rischio di patologia o che già presenta dei segni precoci di essa. Vi ringrazio.